A tutti, oggi andiamo a vedere l'M4 A3 e 8 Sherman Fury di Italeri. Perché proprio il Fury? Semplicemente per una questione estetica, perché poi come andremo a vedere dentro all'interno sono presenti varie chicche, diciamolo così, che mi hanno appunto fatto scegliere questa versione piuttosto che un'altra. Ovviamente scala 1,35, andiamo ad aprire. Uno di questi infatti sono i cingoli sono in gomma morbida, poi andranno ad essere attaccati con il super attack, quindi non la colla normale ma il super attack. Quindi presenti due set di cingoli gommati, le decalcomanie classiche, ovviamente americane, quindi con la scritta Fury che andrà sul cannoncino, sul cannone, e i vari stemmi, il libretto di istruzioni che è molto completo, soprattutto chiaro, leggibile, e questa è la parte che mi è piaciuta di più perché fa anche vedere la colorazione del modellino a colori, appunto, quindi non lo so, mi è piaciuto. Abbiamo un pezzo di cartone con dentro arrotolato un po' di filo, è un filo cotonato plastificato. Cominciamo con un pezzo di plastica che è penso la carcassa principale del tank. Poi apriamo la scatola, apriamo l'altro pezzo di plastica, poi qui abbiamo un set dove è presente praticamente la torretta con altri pezzi, la parte superiore, un altro set con la parte superiore e altri pezzi che andranno poi a comporre la parte superiore, e due pezzi identici, credo, sì, identici, che compongono tutte le parti dei cingoli. Quindi si vedono le ruote, si vedono i supporti per le ruote, i pezzi superiori che sono delle specie di teliponcio da applicare sopra, taniche, eccetera, e così via. La plastica è di ottima fattura, a prima vista non sembra che ci siano delle sbavature, questo lo dovrò vedere bene. E niente. Da qui la colorazione che ho scelto è praticamente questa. Della 66esima divisione, semplicemente perché è la più colorata, con tutti i vari optional da mettere sopra, quindi i teli, le scatole e varie altre cose che poi andremo a vedere in seguito. E questo qui. Ci vediamo all'installazione del modellino.